La regina si ferma al Granillo, arriva la prima sconfitta stagionale in Serie B. Tanto, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video dei Milanisti del Web. Regina perde in casa con la Spal, o lo Spal, però sarebbe più giusto dire la Spal. Allora, partita condizionata da due episodi sicuramente. Comunque, se vedete, sono nella nebbia milanese, grandissimi. E niente, due episodi che hanno condizionato sicuramente la gara. La prima è l'espulsione di Jeremy Menez, che ha palesemente condizionato la partita, e la seconda, appunto, è il rigore sbagliato, il secondo in stagione da parte del Tanque Dennis, che sbaglia pure questo. E niente, poi la regina ha il dominio della partita, secondo me. La Spal prova qualche incursione, qualche contropiede, ma praticamente la regina comanda. Anzi, ho visto prima le statistiche: 7 tiri in porta per la squadra calabrese e 3 per la squadra ferrarese. Appunto, con un uomo in meno, con Menez sicuramente sarebbe stata un'altra partita. Questo appunto condiziona pesantemente, non il campionato perché siamo alla festa, però almeno l'umore della squadra calabrese, che però secondo me con appunto 11 contro 11, anche se all'ultimo Castro è stato espulso, sicuramente avrebbe fatto meglio, se non addirittura vinto. Una buona partita da parte di tutti. Non mi è piaciuto tanto Di Chiara verso la fine, che all'inizio aveva cominciato anche bene, però un po' troppo frenetico, ha sbagliato un po' troppo. Non mi sono piaciuti neanche tantissimo il reparto, diciamo, appunto i terzini. Non mi sono piaciuti tanto i terzini. A centrocampo una buona prestazione, secondo me, di Krysetic. Non mi è piaciuto tanto Bellomo, molto nervoso e tutto. Non mi sono piaciuti neanche troppi, più che Dennis, appunto, Menez, che ovviamente ha condizionato la partita. Dennis alla fine veramente ha preso un sacco di palle, però poco, poco lucido appunto sui passaggi e così via. Grandissima partita di Krysetic, fatto anche un bel paio di tiri, anche in fase di interdizione. Buona prestazione anche di Bianchi, molti inserimenti da parte del mediano calabrese. Dunque una buona partita, secondo me, tutto sommato. La regina torna a casa, c'è sta roba qua, vabbè, torna a casa con 0 punti purtroppo, e adesso avrà la partita contro l'Empoli, un'altra squadra molto difficile da battere, a Empoli mi pare. E poi ci sarà appunto la pausa nazionale, poi mi pare Monza e Pisa. Dunque, un calendario bello tosto, e vediamo se in queste altre 3 partite la regina farà bene. Ricordiamo che anche il Monza è partito male, sembrava già in Serie A. Dunque, non affrettiamo a dare cose, secondo me la regina ha fatto bene. Vi dico 3 top e 3 flop. Top Dennis, nonostante il rigore. Krysetic, molto bravo Šonek. Guarna pure molto bravo, però questi tre. Come flop, allora flop, 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 nessuno. Non mi sono piaciuti molto i due esterni e Menez. Questi sono i tre. E niente, iscrivetevi al canale, lasciate like, condividetevi, iscrivetevi. Lo ripeto perché, vedendo su YouTube, la metà delle persone che guardano i nostri video non sono iscritte. Dunque, iscrivetevi su YouTube. Seguiteci su Instagram, i Milanisti del Web. Commentate per dirmi cosa ne pensate di questa partita della regina. Vi do appuntamento a un nuovo video sull'angolo del regino. Dopo magari regina Empoli o Empoli regina, non so come sarà. Vi saluto, bella ragazzi.